Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario Luigi Bowser Inside Story. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la nostra scorsa puntata con l'ottenimento della prima cura stella da parte di Mario Luigi, mentre Bowser ha ottenuto questa nuova abilità, lo sguscio schianto schianto guscio. Ci servirà per andare avanti nella nostra storiella. Abbiamo trovato una stella mella e 100 monete e siamo a 11.000 monete. Non credo di averne mai raggiunte così tante nella serie. O forse sì, in Superstar Saga probabilmente. In ogni caso è probabile che qui troveremo giusto qualche oggetto. Esatto, anello pollo. Ti prego, dimmi che è l'anello. A volte usi un pollo prima dell'azione. Ok, no. Speravo fosse come la tessera guscio di Superstar Saga, che più polli avevamo più ci aumentava l'attacco. Sarebbe stato carino, ma quella tessera è andata persa negli annali, purtroppo, della serie. Quella tessera era veramente rotta. E da quello che so, in Mario Luigi Superstar Saga del remake del 3DS, che è successo? Ehi, ma quello, ehi, fermati, aspetta! Dicevo, per il remake del 3DS l'avevano nerfatissimo quell'oggetto. Un po' lo capisco, un po' no. Ehi! Non so, Grumbronio. Grumbronio, che ci fai qua? Sua aggressività! Vede, vedo che sta bene! Ovvio che sto bene! Dove sono gli altri? Che fine hanno fatto Paracaio e Tizio? Tipo Tizio? Non sono con te? Ecco! Quando sua mostruosità si è ingigantita, siamo fuggiti per non essere calpestati. E mentre fuggivamo ci siamo persi di vista. Mi sono ritrovata da solo. Ok. Come mai sua riottosità si trova da queste parti? Come dire... E questo è tutto. In parole povere, sto cercando delle curastelle. Sua arguzia! Ma le curastelle sono fatte così? Non ne ho mai vista una, ma forse sì. Come fai a saperlo? Grande Bowser, c'è una curastella nel suo castello. Ho sentito che l'hanno ricevuta in premio da Q-Puzzle sulla spiaggia per aver completato un puzzle, ma ora non ricordo bene i particolari. Forse l'ha rubata, ma fa lo stesso. Adesso la curastella è custodita nella cassaforte sotterranea del castello di Bowser. Davvero? Adesso che mi ci fai pensare, ho un vago ricordo. Messaggio in arrivo, messaggio in arrivo. Ah, è un piccione. E arriva un messaggio dal dottor Dot della città di Fungopoli, indirizzato a Mario Luigi e al grosso tartarugone tonto. Messaggio in arrivo. Si parla qui dentro? Ho scoperto poco fa l'identità del secondo saggio. È un Koopa di mare che si chiama Q-Puzzle. Lo potete trovare sulla spiaggia. Allora è lui, la sua curastella nel mio castello. A proposito, mi congratulo con voi per aver trovato la prima curastella. Bravi. Cosa? Dannazione, mi hanno preceduto. Ma sarò io a prendere la seconda curastella. Parto subito per il mio castello. Hai detto che la curastella è nella cassaforte sotterranea? Esatto. Bene, sarò lì in un batter d'occhio. Tu cosa hai intenzione di fare? Io, dunque... Appena trovo gli altri due, raggiungo sua celerità al castello. Va bene, fa come ti pare. Va bene. Allora, la seconda curastella è nel castello di Bowser. Lasciamo fare un po' a lui. Tanto, l'importante è averle tutte, no? Allora, prima di tutto, vediamo sempre dove ci troviamo. Allora, qua non possiamo fare nulla, vero? Fungopoli e prateria Ricco Foglia. Fammi solo vedere. Sulla mappa io li vedo, a parte che... Ok, qua probabilmente non ci posso passare, però dico... Sulla mappa io li vedo i warp. Allora, qua è dove eravamo noi l'altra volta e non potevamo passare. Dobbiamo vedere se possiamo farlo adesso, ma ne dubito. Di qua torniamo indietro a Fungopoli. Allora, io sai che ti dico. Faccio prima, se posso, lo shortcut... Quante X? Lo shortcut qui.
per Fungopoli, che probabilmente c'è il cannone che mi fa lanciare dall'altra parte. Esatto. No, azione sbagliata. Ecco fatto. Allora, io a sto punto qua... Vabbè, è un po' tremacchiato Bowser, eh? A sto punto farei uscire Mario e Luigi dal corpo di Bowser per far prendere tutte quelle X, ma eventualmente posso farlo quando voglio. Comunque, a questo punto direi che la cosa migliore sia tornare appunto al nostro castello. Il problema è, ci sarà un warp o dovrò rifarmi tutta la camminata? Non lo so, lo scopriremo adesso passando da questo lato. La gioia di one shottare nemici che con Mario e Luigi ci mettiamo anche fin troppo. Allora, di qua... stavo dicendo, di qua devo abbassare il... stupido io. Dicevo, dovevo abbassare la pedana per poter passare. Ecco fatto. Facile. Dai, provaci comunque il sassolino. No, troppo presto. Però stiamo prendendo niente di danno. Vuol dire che bene o male abbiamo aumentato benissimo le nostre statistiche. Questo sicuro, sicuro. Ecco, infatti. Dai, lanciati di nuovo col sasso tu. Perfetto. Preso in pieno. E detto questo, vai di fiammata. Lo sapevo che tu saresti resistito. Ti piacerebbe, non hai denti, cretino. Tizio con la corona che... decisamente prendiamo, un po' per far livellare appunto anche Mario e Luigi, un po' per prendere la suddetta corona che, se ci va di culo, riusciamo poi a rivendere. Io utilizzerei ancora il baril cannone, che fra tutti gli attacchi disponibili fino ad ora è il più utile. Ecco fatto, a posto. Speriamo di aver ottenuto la corona. E tu? Ecco fatto, un bel cazzotone pieno in faccia. 380 e 60 punti, corona d'oro. Hanno preso pochino, però vabbè. L'importante è che sono saliti di livello, dai. Almeno quello, siamo tutti contenti e felici. Preso, andata bene. Andata bene. Poi, Gigi, tu cosa ti aumentiamo? Cosa ti aumento? Ho visto un bel 4 sui baffi. Preso, ok. È stato un po' rischio. Avremmo preso comunque il 3, che non era male, però. Detto questo, abbassiamo anche questo. Ah, ma guarda, un masso. Chissà, forse devo colpirlo. Allora, di qua si prosegue. Questo vuol dire che saliamo prima qua. Ah, certo, ci fa saltare in aria. Ale. No, stupido. Ok, meno male che il masso è rimasto lì, però. E vai. Vediamo dove ci conduce. In una parte sopraelevata. E non possiamo passare oltre. Ecco fatto. Che tra l'altro ha aperto anche la strada a Mario e Luigi, quella. Qua. Aspetta, siamo passati dall'altra parte. Oh no, ho lasciato un oggetto di là. Ti prego, dimmi che è uno shortcut questo. Sì, è uno shortcut, perfetto. Ottimo. Allora, vediamo. Non dovrei aver lasciato nulla. A parte questa zona qua, che probabilmente è per Mario e Luigi e basta. Proseguiamo. Oh, ma guarda, un warp. Però, detto questo, non mi sembra che in questa zona ci sia altro che Bowser poteva fare, giusto? Magari in giro c'è ancora, non lo so, qualche bottone da premere, eh? Perfetto, Bowser sale di livello e anche di corona. E vai, sì, posso avere 3 cazzo di equipaggiamenti ora. Come sei esaltato. Allora, se riuscissi io butterei sulla difesa. Preso. Andata bene.
Avrei dovuto forse puntare sull'attacco, effettivamente. Però adesso possiamo avere tre equipaggiamenti. Abbiamo il bracciale e il guscio. Buttiamo su o le zanne o un anello. 20% in più di difesa. Ok, questo già non è male. Poi abbiamo le zanne nervose, quelle del fuoco. Aumenta le punti azione. Niente di che. E sono 12 ore precise. Anzi, adesso 12 ore e un minuto che stiamo giocando a questo gioco. Direi che visto che la strada per il castello già l'abbiamo fatta, non ve la faccio rivedere. Vado direttamente. Recuperi 4 punti azione ogni turno. Recuperi 15 punti vita ogni turno. Attacco più 10% ogni nemico sconfitto. E sarebbe solo 3 nemici, insomma. Questo qua prima o poi lo prendo, comunque. Prima o poi lo prendiamo. Aspetta un attimo. Qui non c'era mica qualcosa da rompere? Esatto. Vediamo dove finiamo. In un sotterraneo che ci riporta di sopra. Ok, vabbè, fino a là ci siamo. Io volevo vedere dove mi portava normalmente. Magari uno shortcut per il castello. Sì, esatto, molto probabilmente. Allora, colpiamolo. Ecco, fa... Oh. Meraviglie delle meraviglie, abbiamo saltato già un bel pezzo. Dunque, dobbiamo trovare adesso la cassaforte sotterranea. E io mi ricordo bene, in queste zone ci sono dei pulsantoni da premere. Allora, uno dovrebbe trovarsi proprio di qua. Quindi prima allora di andare da questa parte, che probabilmente è quella giusta, andiamo di qua. O forse questa era la cucina. Vabbè, iniziamo da questa. Vediamo dove ci conduce. Sono abbastanza sicuro che mi portava la cucina, però forse sbaglio io. Forse sbaglio io qua. Vediamo. Cos'è sta roba? Il passaggio per i sotterranei è bloccato. Maledetto sogghigno. E ovviamente troppo duro per poter passare. E vai, perfetto. È esattamente quello che speravo di trovare. Vuoi partire da qualche parte? No, però ti ringrazio. Almeno l'abbiamo sbloccato. Allora, vediamo. Lavori in corso dei sotterranei. Sul balcone qua sopra è in corso l'allestimento della statua di sogghigno. Gli interessati sono pregati di dirigersi sul balcone della sala del trono. Eh beh, certo. Allora. Oh oh, pollo esplosivo e non ho visto cos'altro abbiamo preso. È andato troppo veloce. Dunque, questa è la strada giusta. Va bene. Se il gioco dice così. Chi sono io per dire di no? Oh, ma guarda, c'è il raffreddore, poverino. Ah, troppo. Ho sbagliato il tempismo, purtroppo. Vieni qua, fuffi blocco. E vai, fuffi blocco. Dici che... Dicevo, dici che... se gli do una fiammata... Aia, è stupido io. La bomba esplode... Scopriamo. Sì, esplode decisamente. Ecco fatto. Kaboom. Ma sì, no, dai, mogli un pugno. Ecco fatto, e sono oscurato anche io. Per l'emozione. 740 punti, ok. Questo fino ad ora è il punto migliore che Bowser ha trovato. Ecco, au, i Goomba adesso, eh. Ok. Cretino, credevi di potermi... Troppo tardi. Potermi colpire? Sbagli una volta il tempo, te le prendi tutte. Ecco fatto. Ah no, scappo! Grazie. 340 singolo nemico, diciamo...
che non è male. C'è qualcun altro? Non mi sembra. Proseguiamo allora. Allora, facciamo una cosa intelligente. Prima scendiamo. Vediamo dove finiamo. Questo è uno shortcut, perfetto. Anzi, è uno shortcut che non si sa da dove passa. Va bene. Allora andiamo piano per piano e vediamo dove finiamo. Allora, le bombine, ovviamente, gli diamo una bella sfiammata, che così esplodono da sole. Perfetto. Anzi, è probabile... Ah no, bom, perfetto. È insta kill e vinci subito. Perfetto. 21. Attacco o corna? Preso, ok. Meglio di nulla. La fortuna comunque ci aiuta. Perfetto. Continuiamo di qua. Ma mi sembra zanne ardenti. Fammi indovinare. Probabilità doppia di causare scottature. Ok, pensavo avrebbe aumentato l'attacco della fiammata di nuovo. Stavo dicendo, mi sembra che siamo di nuovo nel deposito delle bombe, no? Però stiamo salendo, mentre di là eravamo scesi, quindi ne dubito che siamo nella stessa zona. Vabbè, il castello è sempre quello, qua era dove eravamo prima, perfetto. Allora saliamo di sopra. Vediamo cosa c'è da questo lato. Ma guarda un po', un altro Goomba. Quello è la sala dei banchetti. Ecco fatto. Te lo sei beccato tutto. Preso. Oh no, mi dispiace, prenda questo. Grazie. Sono sempre i suoi sgheri alla fine. Questa era la sala dei banchetti. Infatti mi ricordavo che l'ambiente era un po' simile. Ehi, sono di nuovo tornato qui. C'è ancora roba da mangiare. Mi è venuta fame con tutto quel movimento. Potrei fare merenda. Ehi, ma che fai? Vuoi diventare di nuovo un ippopotamo con il guscio? Ma smettila. Basta fare un po' di moto e torno snello come prima. Se lo dici tu, fa pure come ti pare. Sì, ma per adesso non ci serve. Volevo solo vedere che non succede, però volevo solo vedere. Ok, questo è, credo, un pesce spada. Credo. Di qua invece, altri pesci spada, va bene. Torniamo indietro. Eccoci qua, zona nuova, blocco di salvataggio. Probabile boss fight, quindi. Non sapendo cosa c'è, io ti direi di fare un... infatti... Di fare, come si dice, due episodi diversi, visto che le boss fight di solito le facciamo staccate dal percorso e la boss fight, ma non è successo niente, quindi andiamo direttamente alla boss fight. Anzi, prima di fare la suddetta boss fight, beccati almeno un polletto, così sei bello carico. E vorrei vedere cosa c'è qua dentro, se il gioco me lo permette. Perfetto, 50 monete, perché potrebbe esserci di nuovo Grugnosauro, molto probabilmente. Oh, il mio vecchio trono. Allora, aspetta un attimo. Zanne smaglianti, non serve a niente, ma vale molto. Che poi non è detto. Magari in realtà le cose tipo la corona d'oro, queste qua, servono, boh, per qualche tipo di crafting. Ho sbagliato, volevo fare la fiammata per vedere se bruciava. No, va bene. Quindi il balcone è da cotesta parte. E quindi dobbiamo tirare giù la statua adesso. Quindi non c'era nessuna boss fight. Che statua orribile, la farò a pezzi. Aspetta un attimo. Qua sotto? Sì, c'è l'ingresso dei sotterranei. E vai! E adesso la spingo. Oh, ma quello! Dobbiamo fare qualcosa, la statua di Lord Sogghigno è in pericolo! Al momento non ci sono né Lord Sogghigno né il nobile Grugnosauro! Dobbiamo fermarlo noi! Ma
Ma come? Guarda quanto è forte! Vai a chiamare tutti, quelli rimasti del castello! Muoviti! Vado! Sto arrivando! Quindi è una sfida a chi preme di più? Spingiamo! Cazzo! Serve più forza! Ma... che state facendo? Vai Cosma, devi aiutare. Quadricipiti di granito. Spingete! Non ti lascerò Ah no, aspetta. Ecco, fatto. Dai Luigi però! Luigi! Che cacchio fai? Perché non andavi? E sei un cretino. Oh. Schiacciavo la B e Luigi non andava. Tanto adesso ritorno e dicono è ancora qui questo. Ehi, eccolo di nuovo. Ma non impara mai, tutti pronti. Sperando che Gigi sto giro ce la faccia. Che cavolo. Che io poi effettivamente me lo ricordavo questa cosa qui, che Mario e Luigi si intercambiavano una certa. Ecco fatto. Tenete la posizione. Ok. Mario. Mario. Luigi. Mario. Mario di nuovo. Luigi. Mario. Luigi. Luigi di nuovo. Mario. Ancora uno sforzo. Luigi. Tutti e due. Moriamo. Morti di schiacciati di sotto tutti quanti. Una strage annunciata. Anche te. Aia. Eccomi, sono arrivato di sotto. E qui direi di salutarci. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.